Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. In questo video di oggi andremo a parlare dell'immagine stereo, dell'immagine mono, quindi la differenza fra stereo e mono, come andare a differenziare l'immagine stereo dall'immagine mono, che è importante insomma a seconda dei vari suoni che andiamo a trattare, e soprattutto una volta aver diviso l'immagine mono da l'immagine stereo come trattare entrambe le immagini e come unirle fra loro. Allora, come vedete qui dietro di me nel mio channel rack ho 5 spire che vanno ad unificarsi fra loro. Questo è un multi-layering dove ho una top melody, e praticamente in questi 5 layer, per ogni strumento andiamo ad indicare un layer, come vedete ho volumi differenti e soprattutto ho un panning differente. Questo è spostato più sulla cassa sinistra, questo più sulla destra, sinistra, destra, sinistra. Facendo questo panning sono andato ad ampliare la mia immagine stereo, ma andiamo a vedere subito che cosa ho fatto a sentire i singoli suoni. Primo. Secondo. Terzo. Quarto. E quinto. Allora, questi suoni qua, riattiviamoli tutti, andiamo ovviamente, sono assegnati tutti al primo canale del mixer, andiamo a sottrarre gli effetti che ho utilizzato su questo canale, andiamo a sentire come suonano tutti assieme. Come sentite, il fatto già di aver dato un buon panning, ovvero di aver spostato a destra e a sinistra quelli che sono i miei vari LED e i miei vari synth, ha creato un ampliamento dell'immagine stereo, ovvero il suono che io sto processando non siede al centro delle casse e esce in mono, ovvero nello stesso livello e nello stesso quantitativo sia dal canale sinistro che dal canale destro. Questo panning che ho fatto mi permette di ottenere livelli di volume differente sul canale sinistro e sul canale destro, e ovviamente mi permette di ottenere un'immagine stereofonica migliore andando a mescolare i vari suoni che vedete in una modalità totalmente differente. Ovviamente questi suoni vanno equalizzati, ho usato il Q8 stereo della Waves Audio, potete usare benissimo l'equalizzatore parametrico, ho dato un taglio di frequenze, un taglio di frequenze come vedete high pass o low cut a 200 Hz in modo da eliminare tutte le basse frequenze, ho tolto un po' di diciamo di sporcizia fra virgolette intorno agli 866 Hz, intorno ai 364 Hz dove c'era un po' della parte mood, ovvero la parte fangosa dei synth LED, e il 4 e il 5 invece sono stati di enhancing di 2,5 decibel e di 4,8 decibel rispettivamente, le 1384 Hz e i 3244 Hz. Sentiamo la differenza, attivo e disattivo mentre mando il suono. Come vedete il suono cambia e non di poco, cioè andiamo a potenziare solo quelle che sono le alte frequenze, ovviamente le frequenze che interessano a noi nel synth, quelle che interessavano a me in questo caso. Poi a seconda del layering che fate, a seconda dei synth che andate ad utilizzare, dovrete ricercare molto utilizzando quella che è la vostra esperienza ad orecchio, ovvero tramite l'ascolto, quelle che sono le frequenze che vanno un po' più a sporcare i synth, andarle leggermente ad attenuare scusate, e andare a cercare quelle che invece sono le alte frequenze che andando ad aumentare in decibel daranno un buon enhancing, un buon aumento dei livelli marginali dei nostri synth LED, senza però andare ad a strafare, nel senso ad applicare un equalizzatore sulle alte frequenze che agisca in modo troppo imponente. Secondo effetto è l'imager stereo, tramite l'imager questo strumento è molto utile, ma si può usare anche il Fruity Stereo Enhancer, diciamo che è un po' meno dettagliato, andiamo a dare una separazione stereo differente, andiamo a decidere un po' il panning e il volume della nostra immagine stereo totale. In questo caso io ho usato sempre della Waves Audio l'imager stereo, che mi permette di dare una simmetria ad
questa che è la mia, diciamo, immagine stereo. Posso andare, come vedete, a sbilanciarla. Immaginiamo canale sinistro, canale destro, livello di 0 decibel, livello di 0 decibel. Posso sbilanciare la forma, la rotazione, ovvero come l'immagine stereo verrà orientata, e soprattutto posso andare width, ovvero a regolarmi quella che è la larghezza della mia immagine stereo. Come vedete, aumento, diminuisco la larghezza. Ritorniamo ai valori standard, ok. Una volta fatto questo, aumentando l'immagine stereo, che cosa vado ad ottenere? Il mio suono si è orientato nell'immagine stereo e risulterà ancora più largo. Secondo passo, passiamo a quello che invece è l'immagine mono della traccia. Qui ho due bassi, vado a togliere il mio equalizzatore in mono e vado a togliere il mio fruity limiter. Vedete qua, ragazzi, fruity limiter e fruity limiter, perché andrò a fare anche la sidechain compression con il mio terzo canale, dove è situato il kick di cui parleremo fra poco. Allora, nel secondo canale del mixer ho mandato due bassi. Il primo molto più alto, molto più morbido, e il secondo che invece fa da sub bass. Questi due bassi insieme suoneranno così. Vado ad applicare un equalizzatore mono, dove faccio un taglio delle bassissime frequenze per fare posto al mio kick. Cioè, il basso in alcuni punti, tipo in questo caso io l'ho settato a 75 Hz, ho tagliato tutto ciò che c'è sotto i 75 Hz, ovvero le bassissime frequenze dove agisce il kick, lasciando posto libero per il mio kick. Ho dato un leggero enhancing, ho lasciato inalterate le basse frequenze, un leggero enhancing delle medio-basse frequenze intorno ai 500 Hz per dare un po' più di corpo, ho aumentato anche poche delle alte frequenze per dare più ritmicità, e ho tolto parte delle alte medio frequenze, dove risiede un po' la sporcizia del basso, quella parte di alte frequenze che non mi interessa. Sentiamo prima e dopo. Come vedete, si è attenuata un po' la gamma dei bassi, no, come vedete, come sentite, si è attenuata un po' la gamma della parte bassissima, e si è andato a delineare un basso un po' più morbido, andando a ovviamente fare questo lavoretto, fra virgolette, di rifinitura. Adesso che cosa succede? Questi due suoni, questo e questo, hanno questo fruity limiter che li collega con il kick. Allora, il mio kick originariamente era questo, che non c'è più, ecco, a posto, perché già l'ho renderizzato, ragazzi. Vabbè, il kick lo vedete nel video precedente qual è, quello molto ampio, e come vedete qui non è presente scritto nemmeno il basso, così da VST. Ho renderizzato sia il basso che il mio kick, perché il mio basso suonerebbe così. Come vedete, con livelli molto differenti. Io che cosa ho fatto? L'ho renderizzato. Se non lo attivo la vedo un po' dura, scusate. Come vedete, in questo caso il basso è molto omogeneo, vedete i picchi. Ho voluto mantenere ovviamente le dinamiche del basso, ma l'ho compresso. Comprimendolo ho ottenuto un basso molto più lineare, così come ho fatto anche con il mio kick, che prima era scritto ovviamente kick per kick, è stato renderizzato come kick line unica. Che cosa succede adesso? Che il mio kick ha bisogno di un equalizzatore mono, ovvero ho aumentato le basse frequenze, ho diminuito un po' le medio basse frequenze, dove risiede un po' la sporcizia del kick, intorno ai 290 Hz, ho aumentato poco poco leggermente le alte frequenze intorno ai 6000 Hz, e ho dato un po' di corpo aumentando di un valore di 2,24 i miei 3500 Hz. Questa equalizzazione mi permette di passare da un kick di questo tipo a uno di questo.
Come vedete, da qui partono due freccettine che vanno nel secondo e nel primo canale. Questo risultato senza volume si ottiene dando il tasto destro e dando 600 distrack. Vedete? Compare questa dicitura qua. Io ho collegato il canale del mixer dove risiede il mio kick al secondo e al primo canale. Che cosa succede? Ho collegato il kick al basso e al sintetizzatore, poi attivando il basso vado ad attivare il mio fruity limiter, ok? Ci siamo? Attivando il mio fruity limiter scelgo compressore 6 chain 1, valore 1, che è esattamente insert 3 del mixer, il mio kick. Se date il tasto destro vedete vi compare insert 3, che è il kick. Adesso, lavorando con la compressione così come si lavora normalmente, come vi ho fatto vedere nei video precedenti, quando il kick andrà ad entrare in funzione, ovvero suonerà, il basso verrà compresso. Questo è il vero e proprio sidechain, ragazzi, guardiamo. Si sente pure a orecchio che c'è sidechain. Se vado ad abbassare la mia threshold, sentite? Aumento, riporto al valore di prima. Quando entra in azione il kick, il basso viene mano a mano compresso. È uguale ad utilizzare il kickstart, ma è la vera metodologia con cui si fa il sidechain. Ovviamente è più corretta, è più pulita, è migliore e ci permette un controllo totale sul nostro sidechain. A seconda della threshold che scelgo, sceglierò quanto comprimere, di quanto abbassare il volume. A seconda della ratio dirò di quanto il volume che vado ad abbassare ne viene riprodotto, sempre come spiegavo nella compressione. Ho una ratio di 3 a 1 durante la compressione in sidechain, per ogni 3 decibel riprodotti sopra la soglia della threshold ne verrà riprodotto solamente uno. Deciderò pure l'attacco e rilascio, che sarà l'inizio e il punto di rilascio, quindi il punto di fine del mio sidechain. Quindi questo è un sidechain gestibile a 360 gradi. Ovviamente il gain non ci interessa in fase di sidechain, o perlomeno non nel caso che vi sto illustrando io. Stessa cosa avviene nei sintetizzatori. Fruity limiter, come vedete, trovereste questo così, cliccate compressore, tasto destro, sempre insert 3, che è il nostro 6 chain 1, è collegato sempre all'insert 3, ovvero al nostro kick, dove risiede il nostro kick. Stessi valori, stesso discorso del basso, fatto con i synth. Quando entra in azione il kick, anche il nostro synth led unico generale, fatto da tutti i layer che abbiamo visto in precedenza, praticamente verrà compresso e creando l'effetto sidechain. Sentiamo, attivo prima la mia synth led, dopodiché mando i kick e sentite la differenza. Come sentite, tutto inizia a fare wum 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 wum, va in sidechain compression e quindi ho creato il mio effetto sidechain. Sul master, ragazzi, è presente sempre la Isotop Ozone 7, carissimo amico di avventure. Questa è sempre la mia preset di mastering, non è presente qui, non è chiamata Feelings Master, come vedete, però è selezionata perché l'ho dovuta leggermente modificare e adattare a quello che era lo scopo del video. Quindi, ragazzi, che cosa abbiamo appreso con questo video? Abbiamo appreso che il nostro kick e il nostro basso, come vedete, settaggio tutto a destra, stereo separation 100% merged, ovvero 100% unito, quindi andremo a fare non più un'immagine stereo, ma il kick e il basso andremo a tenerli in mono. Il kick e il basso perché si tengono in mono? Perché in ogni occasione andremo a creare una traccia per la quale vogliamo che il nostro kick e il nostro basso risiedano al centro dell'immagine stereo. Al centro dell'immagine stereo, nel senso che voglio che il kick e il basso si sentano in ugual volumi, in ugual modo, in entrambi i canali, non avendo due volumi differenti, ovvero un volume per il canale destro, un volume per il canale sinistro, e quindi non cadendo nel trucchetto dell'immagine stereo.
Questo a che cosa serve, ragazzi? L'immagine stereo sul kick e sul basso crea frequenze di disturbo e ovviamente disperde sia il kick sia il basso e non li rende omogenei nel canale sinistro e nel canale destro e andrà a, diciamo, a rovinare il lavoro che state facendo. Cosa differente invece vale ad esempio per i pianoforti, per i synth LED, quella parte di traccia per la quale invece vogliamo un'immagine stereo bella ampia, bella coinvolgente, che vada ad abbracciare quella che è la mia traccia in modo corretto, andando a creare invece un'immagine stereo abbastanza larga. Ovviamente, ragazzi, anche qui ci sono i vari rischi. Quali sono i rischi? Andare ad ampliare troppo un'immagine stereo può significare disperdere troppo il suono, avendo un effetto controproducente, ovvero i suoni poi iniziano a sentirsi appena abbiamo disperso totalmente la nostra immagine stereo e questo, diciamo, non è un bene ai fini della realizzazione qualitativa della nostra traccia. La domanda mia è spontanea: se io adesso volessi dare un riverbero al mio basso, il riverbero è un effetto che crea ovviamente già di per sé una differenza, facendo riverberare nei due canali quello che è il nostro suono, andrei incontro al problema dell'ampliamento dell'immagine stereo sul mio basso. E invece no, ci sono dei UST, come vedete qui è assegnato accanto se è stereo o se è mono. Posso scegliere ad esempio il Truverb Mono. Se io mettessi il Truverb Mono sul mio basso, andrei a produrre un effetto di riverbero sul mio basso mantenendo e lasciando intatta l'immagine mono. Poi, ragazzi, in alcuni casi ad esempio ci può interessare per le percussioni tenere un'immagine mono per lasciare quella che è la mia percussione così com'è, oppure mi può interessare differenziare nell'immagine stereo quelle che sono le percussioni e andare a creare un'immagine stereo. Mentre per il kick e per il basso c'è questa regola che è rigorosamente da rispettarsi, per le altre cose ci lasciamo un po' andare alla nostra creatività, ragazzi. Comunque, ragazzi, per questo video è tutto. Io come sempre spero di essere stato il più chiaro possibile. Se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel pollicione in su. Se questo video non vi è piaciuto, a lasciare un bel pollicione in giù. Ovviamente se avete domande, richieste e qualsiasi tipo di cosa da dirmi, lasciate un commentino sempre educato qua sotto. Vi invito inoltre ad iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati e a condividere questo video con tutti i vostri amici stereo in modo da farli diventare mono. A parte gli scherzi, ragazzi, io con questo vi auguro un buon divertimento su FL Studio o su altri DAW Ableton, chi più ne ha più ne metta, e un buono studio. Ciao a tutti, ragazzi, ci vediamo alla prossima.